Ciao a tutti, amici del canale! Oggi siamo qui con una nuova video recensione. Oggi siamo in casa Tissot eh, e nella, nello specifico Tissot Lady. Quindi, oggi tratteremo un orologio femminile. E nella fattispecie parleremo del Tissot PR 100. Allora, prima di iniziare volevo dire che questo è un orologio che mi è stato gentilmente prestato, e quindi un orologio usato. Ovviamente, quindi se vedrete qualche righetta è perché è un orologio usato. E I classici segni di usura e, e niente, mi è stato gentilmente prestato. Quindi ho detto, vabbè, ci faccio una recensione. Quindi e, non, ho, non ho nemmeno la scatola da farvi vedere, però. Alla fine quello che conta per me è l'orologio, poi la scatola solo mh, di più, oppure magari per orologi, ecco il discorso scatola, magari può valere per eh, alcuni orologi, cioè nel senso a livello <coughs> di rivendita, collezionistico, allora ci può stare il discorso di avere la scatola. Quindi, però in questo caso mh, non è il caso che riguarda noi. Ok, adesso vedremo l'orologio da vicino. Allora, eccoci qui con l'orologio in, in primo piano. Allora, prima di fare le, proprio di leggere le sue caratteristiche, facciamo una disamina prima visiva. Allora, a primo impatto risulta un orologio molto, dalle linee molto pulite. Abbiamo praticamente le classiche linee dell'orologio, praticamente, quindi molto semplice, pulito. E quindi partiamo dal bracciale e abbiamo... Qui il logo Tissot oh, abbiamo la chiusura, de, diciamo de, lo snodo, eh, che devo dire che è bello rigido, molto rigido, però non si, diciamo che non si caratterizza per bene rispetto alla, alla magnificenza del bracciale, perché per me in questo caso il bracciale è un punto forte, essendo un orologio da donna il bracciale è molto importante. Quindi, infatti, qui abbiamo una bellissima maglia che alterna parti lucide con parti satinate con un, un disegno di questa parte centrale un po' obliqua, veramente ben fatto. Ovviamente, maglia piena e finali pieni. E passando alla cassa, eh, notiamo che ha un, una cassa molto liscia con la lunetta lucida, satinata. In realtà, sì, è lucida, però in questo caso è un po'. Diciamo consumata tra virgolette però diciamo andrebbe lucidata essendo acciaio sì, si potrebbe lucidare lucidare tranquillamente perché la, rispetto alle placcature d'oro si va a perdere uno stato d'oro invece qui non si perde niente allora abbiamo vabbè la data abbiamo la data ad ore 6 il logo tu apeti 1853 classica lancetta dei secondi con la t e pr 100 che appunto il il nome specifico dell'orologio abbiamo la corona eh, loggata eccola qui con la classica la classica t devo dire fatta abbastanza bene anche se l'orologio è piccolino adesso passeremo alle misure la corona è ben proporzionata e poi cosa abbiamo abbiamo un bellissimo quadrante con le minuterie qui vediamo le minuterie tutte a tutto ad, ad indici praticamente piccole rette, eh, a bacchetta, a bastone, eh, compresi anche gli indici proprio delle, delle ore, tranne per i quattro che sono ad ore 12, ore 6, ore 3, ore 9, eh, sono con questi, io non, non so se effettivamente sono svaroschi, pietre, insomma, eh, come le vogliamo chiamare, non so, penso siano... Non, non saprei se effettivamente sono Swarovski, questo non so. Magari, se qualcuno ne ha conoscenza, può scriverlo qui sotto nei, nei commenti. Poi abbiamo vabbè, il quadrante bianco, ma un bianco diciamo. lo metto un po' più lontano, così magari si riesce a notare meglio. Un bianco un po' non troppo bianco, diciamo quasi sporco, panna. E per il resto, vabbè, è un quarzo, un movimento ETA quarzo. E... Funziona bene, cioè, è inutile parlare dei quarzo, perché qui, comunque non stiamo a parlare dei, della... quando si parla di orologi così il mm, movimento, cioè, sta cioè automatico, e va bene, ma in questo caso abbiamo comunque un, un quarzo che è più che lodevole, poi abbiamo la parte dietro e qui vediamo se riesco a inquadrarla bene. Eccola qui. Allora abbiamo questo simbolo qui di una sorta di rosa. E poi abbiamo tutte le indicazioni che adesso tra poco andrò ad elencare. Quindi questo è il fondello ed è a pressione, un fondello a pressione molto particolare perché sembra che ci sia una sorta di guarnizione dentro un po' dura, è un, è un po' particolare come guarnizione. Allora passando un po' di misure possiamo dire che vabbè, a, oltre che il vetro zaffiro resiste a 100 metri, quindi un water resiste a 100 metri, abbiamo il diametro che dà 32. E millimetri poi abbiamo il bracciale che è da 16 ovviamente essendo misure da donna ci sta benissimo e poi abbiamo lo spessore che è di un centimetro e ansa danza 40 mm quindi ottimamente proporzionato Ho perso il fuoco eccolo qua quindi eh, Cosa posso, possiamo dire da questo orologio? Allora, è un ottimo orologio, ovviamente da donna, ve, ovviamente vetro zaffiro, e, è un Tissot, quindi qua siamo in Swiss Made, siamo in casa Swatch, Tissot, è inutile parlarne, Tissot tisso è un nome, una storia, un un'editaggio importante, insomma, siamo, siamo, è inutile proprio parlarne. È un orologio di una certa proporzionalità io lo vedo indicatissimo se una donna deve scegliere un orologio questo qui è per me è perfetto ottima qualità prezzo i prezzi sono i listini su, sul sito quindi è inutile stare ad indicare i prezzi uno va sul listino e lo trova ma per me è un ottimo qualità prezzo è un orologio ben proporzionato le, le, soprattutto è studiato per le donne con Ovviamente questi quest indici qui che mi piacciono tantissimo, anche gli indici delle ore e minuti sono a bastone, penso abbiano un minimo di luminescenza, ma non è, dive, non è un diver, quindi sì, infatti sugli indici non ci sta. Anche se io dico che secondo me anche in questa tipologia di orologi un pochino di pasta lumine, luminescente non fa mai male, io la gradisco sempre, quando c'è la gradisco sempre, però ce ne facciamo una ragione per il resto il punto forte per me è il quadrante è... perché è molto veramente delicato e poi il bracciale il bracciale è veramente un bracciale bellissimo cioè a me piace veramente tanto e il fondello vabbè un fondello alla fine può piacere o non piacere è una parte che comunque non si vede però deve piacere ovviamente a chi lo cioè chi è il possessore dell'orologio se gli piace deve piacere per il resto, credo di aver detto tutto. Le misure le ho dette, water resist 100 metri. Io, sinceramente, questa è un'altra ottima, un ottima alternativa per una donna che vuole un orologio di un certo nome, quindi uno Swiss made. Eh, se non vuole la rogna, la rogna, chiamiamola così, magari si vuole un orologio che si usi più facilmente, senza, insomma, non meccanico, automatico, ma a quarzo, questo è da Dio è perfetto per una donna che vuole, non vuole un orologio come tanti altri, ma vuole comunque un orologio con svizzero con una, una storia dietro. E con questo è perfetto. Scusate, non, non si mette a fuoco, ok. E niente, passiamo alle conclusioni. Siamo alla fine del video, e come al solito, eh, dico quello che mi piace e quello che non mi piace. Anche se già nel video l'ho detto, allora. Quello che non mi piace, sinceramente, non c'è una cosa che non mi piace perché è un orologio proporzionato, semplice, eh, non vuole mostrare i muscoli, non vuole superare nessuno, ma vuole semplicemente mostrare il vero orologio come deve essere. Eh, linee universali, sia da uomo che da donna, ma proporzionate nel mondo della donna. Quadrante top, classicissimo: cioè niente, non si può dire niente tranne per chi ha gusti se gli piacciono i brillantini o no, quello è un gusto personale. Bracciale per me promos promosso, vabbè lo snodo qui magari poteva essere un po' meglio lavorato, però va bene così. E per il resto non ti so nulla da dire, quindi io lo consiglio vivamente a una donna che vuole un orologio diciamo semplice, discreto, ma che abbia una storia dietro. Quindi questo qui è perfetto. Niente, ragazzi, il video così conclude qui. Eh, non mi rimane che salutarvi, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate like, commentate, insomma interagiamo insieme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!